Fratelli Orsoni degli amici di YouTube. Oggi mi sento di farlo. Dai, giriamoci a destra. Dai, andiamo. Andiamo a sinistra, ho appena mangiato, scusate. Ma andiamo a sinistra, signore, andiamo a sinistra. Fratelli Orsoni, amici rivali di YouTube. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi ho visto che nei miei video che vado a vedere comunque sia tutto quanto nelle cose prepartite e tutto quanto ho visto che cambiamo modulo. Innanzitutto, prima cosa, ci iscriviamo su Che Calcio, 10% di sconto Rasta e venite da me. Ok, qualsiasi cosa che avete, venite da me. Prima cosa, quando c'è il Milan, c'è da divertirsi. Ok, nel bene e nel male, c'è da divertirsi. Oggi giochiamo contro una cazzo di squadra che veramente che loro, non perché è bianco-nera, cioè anzi, anche oltre perché è bianco-nera, che odio, l'Udinese. Minchia, che sempre questi qua a San Siro fanno i miracoli. Fanno i miracoli perché ti fanno giocare male, giocano male e ti fanno giocare male. Mamma mia. Allora, oggi è una partita che è font. Minchia, cioè, appena scusate che appena ho mangiato. È fondamentale. Fondamentale. Sapete che sabato mattina c'è un mercato. È appena finito adesso. Ho appena mangiato. C'ho un po' di coso. Ragazzi, è fondamentale. Fondamentale. Perché se oggi vinci, tu comunque sia hai degli ampi margini per dimostrare che in campionato ci sei. Se oggi non vinci, gli scontri diretti, ho sempre detto, vinciamo contro con quelle più grandi. Si vince, si pareggia e si perde, per l'amor di Dio. Ma con quelle piccole si deve vincere. L'Udinese è la più brutta delle piccole che ti può capitare. Lo sappiamo tutti. È la più brutta delle piccole che ti può capitare. Indi per cui si deve entrare in campo cattivi e precisi. Ho visto che Stefano oggi vuole cambiare anche modulo. Giochiamo col 4-4-2. Con Leao addirittura a sinistra, con Musa a destra. Adesso vi chiamo 1-1. Ragazzi, oggi è fondamentale portare a casa 3 punti, poi c'è il PSG. Ragazzi, non mi fate passare un brutto sabato sera, ve lo chiedo per favore, ve lo chiedo per favore. Fatemi passare un sabato sera dove sono tranquillo. Oggi vi aspetto tutti quanti al bar, fra l'altro stasera, perché è che non va allo stadio. Per favore, ve lo chiedo, per favore. Fatemi passare un bel sabato sera, per favore. Per favore, ve lo chiedo. Non mi fate incazzare, fanno cagare questi qua. Noi abbiamo una squadra, Stefano. Guarda che sei sulla graticola. Sei sulla graticola, sei. Indi per cui, fammi passare veramente un gran bel sabato sera. Che almeno sono tranquillo, vinciamo e siamo ancora lì. Qualsiasi cosa che facciano l'Inter o la Juve, non me ne frega un cazzo, ma siamo sempre lì. Mai! Allora, l'ultima partita è stata la prima volta che posso dire che è fatto veramente cagare. Hai fatto cagare, te lo dico veramente in amicizia, hai fatto cagare, cioè hai fatto veramente cagare.
Cioè, un pallone preso così che tu in allenamento, quei palloni lì li prendi, cioè, li soffi addosso, ok? Li soffi addosso quei palloni lì. No, quel pallone lì invece poi ci ha fatto la punizione dove hai preso gol sotto palo. Cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? Che hai giocato bene? No, perché sei il portiere più forte che c'è al mondo. Se guarda, tu veramente, tu sei il portiere più forte che c'è al mondo, ma più forte che c'è, non ci sono altri portieri più forti di te. Sei una belva, ma basta soltanto come cazzo, vediamo come fai arti marziali, come fai altre cose, perché uno non sa che se un atleta comunque sia fa altri sport, guarda Zlatan. Faceva altri sport, faceva, guarda che fisico che c'ha. Ok, punto. Punto. Indi per cui, Mike, se c'è qualcosa da dire dietro, oggi, a parte che oggi sei il nostro dodicesimo uomo, perché questi qua sicuramente. Minchia, l'Udinese veramente, ragazzi, è una squadra che non sopporto. Ma non perché. Ma veramente, non c'ho niente contro il popolo di Udine, per l'amor di Dio. Ma ogni volta ci dà tanti problemi. Ci dà tanti problemi. Quindi prendiamo sotto. Ma torchio questa cazzo di partita. Sotto torchio. Poi, Davide a destra. Non so cosa è successo fra allenatore, giocatori, cose. Io oggi vorrei vedere, comunque sia, ha piovuto a Milano, vorrei vedere un corriere che prende e fa vram, vram, che prende e arriva direttamente allo stadio col motoscafo. Questo vorrei vedere. Ok, Tomori e ciao dietro, ciao, non iniziare a farmi questi cazzo di anticipi in anticipo, anticipi in anticipo, prendi per favore e fai le cose facili, ok? Piuttosto voglio vedere il tuo uccello attaccato al culo al loro attaccante, che non mi ricordo come si chiama, ma è forte. Cioè, forte. Più che altro segna. Cioè, attacchiamoci, incolliamoci ai nostri avversari con l'uccello attaccato al culo, senza far fallo anche, ok? Voglio vedere questo, voglio vedere. Santo Dio! Poi mi hanno detto che passiamo addirittura a 4. Riders, se ogni tanto magari cioè io spero che in allenamento ti hanno fatto fare un po' di tiri in porta, perché la porta non la vedi mai. Io spero che veramente ti hanno fatto fare tiri in porta. C'è la sua fidanzata poi, c'è Krunic, che la sua fidanzata c'è sempre. A destra c'è Musà, a sinistra c'è Leao. E giochiamo con due punte davanti, addirittura mi hanno detto. Giochiamo con un ex giocatore che spero che torni a destra, Jovic, un giocatore, e Giroud. Ok? Giochiamo così oggi. Io mi auguro che oggi Jovic torni ad essere un giocatore, non che entra tanto così perché comunque se le fighe lo vedono. No! Io mi auguro che torna veramente, cioè oggi voglio vedere, Jovic, voglio vederti veramente con la coda fra i denti, che veramente rincorri anche il raccattapalle, ma, ti voglio vedere che rincorri tutti, io voglio vedere che rincorrete tutti oggi, non mi fate fare un sabato sera di merda, ve lo chiedo per favore. Per piacere, non mi fate fare un sabato sera di merda. Veramente.
anche per la gente che viene qua da me al bar e tutto quanto, molte volte mi sento in colpa io, mi sento, cazzo. Mi sento in colpa io molte volte. Rincorriamo la gente dal primo all'ultimo secondo. Questo vi chiedo. Ok, naturalmente non per fargli del male, ma per comunque sia per recuperare il pallone e soprattutto per far gol. Mi dimostri oggi, Jovic, che veramente mi sono sbagliato? Me lo dimostri? Perché ho visto che giochiamo con due punte oggi, cosa che a me piace. Me lo dimostri oggi? Grazie. C'è Loftus in panchina, tanto Krunic non toglierà mai, perché figurati se toglie la sua fidanzata, il marito della sua, di sua figlia, perché ho già capito che c'è qualcosa familiare. Cioè. Per favore, non fatemi fare un sabato sera del cazzo. Vi chiedo di non farmi fare un weekend del cazzo, ok? Questo vi chiedo io. Alziamoci tutti e stasera con quella squadraccia di merda con bianco nero andiamo a vincere questa cazzo di partita. Dai, raga!